Io sono alle porte di Mykolaiv, cioè qui c'è l'entrata, scusatemi, ho un problema di ritorno, eccomi, risolto. Dicevo, io sono qui alle porte di Mykolaiv, questa è la strada che porta a Mykolaiv, cioè qui transitano i mezzi che arrivano in città. Io non vi posso far vedere l'entrata perché c'è un checkpoint, inutile che lo ripeto, ma come ormai ben sappiamo, non si possono riprendere. Questo è un ordigno che è arrivato qua, io non so se riuscite a capire la grandezza di questo cratere, che è stato lanciato proprio all'inizio dell'entrata di questa città, quindi poteva colpire qualsiasi persona in entrata. Fortunatamente ci hanno detto che in quel momento non stavano transitando velivoli. Questa è l'azienda, quindi è stato fortissimo, chiaramente il contraccolpo. A nulla sono servite le protezioni di questa concessionaria di automobili, praticamente l'esterno è completamente esploso e fortunatamente non ha colpito quel rifornimento scusate, mi viene in inglese, non mi viene più in italiano perché abbiamo parlato finora con il nostro fixer, quel distributore. No. Sì, purtroppo a volte è così. Dicevo, fortunatamente non ha colpito quel distributore, perché se avesse colpito quel distributore avremmo visto, ti ricordi, Tiziana, le scene di Leopoli, quindi Come no? quell'incendio grandissimo che ha prodotto in città. Quindi ha colpito solamente questa zona qui. Bisogna Ma si capire è se è capito stato cos'era? un errore. Cioè, cos'è che ha Allora, colpito? ci è stato detto. Ha colpito il missile, è caduto qui. Ora Ah, bisogna era un capire missile? se è stato realmente. Sì, dalle prime informazioni che ci arrivano era un missile. Poi chiaramente, come tu ben sai e come ormai abbiamo imparato a raccontare, è molto, ma molto difficile capire Aspetta, che noi e ci abbiamo comprendere con Tricarico, quali ferma lì. armamenti Tricarico dobbiamo. sta guardando. Esatto. Di che stiamo parlando, generale? Che poteva essere? Cos'è Ma che può produrre una voragine di quel tipo? sembrerebbe una bomba a penetrazione, ossia con un'ogiva che scoppia dopo che la bomba è penetrata, data la forma del cratere e la profondità. Beh, però bisognerebbe fare delle analisi ovviamente più accurate. No, no, ma io sento che mi fido, per me lei fa Stanno parlando giurisprudenza, del come si missile. dice, cioè ha detto che è una bomba a penetrazione, quello resta agli atti. Elena, avevi altro da raccontarci? Sì, guarda, ti vorrei anche far vedere un'altra cosa. Se Ayman mi segue, qui vedete ci sono tantissimi cani che sono stati lasciati qua dai padroni dell'azienda. Ci hanno spiegato perché c'è effettivamente una persona che al momento vive qui dentro, nonostante appunto sia stata bombardata questa zona, vive qui dentro a custodia e vive qui dentro con questi cani che si sono radunati qui in questo territorio perché prima erano randagi. Ci ha spiegato che lui li ha praticamente adottati. Perché chiaramente non tutti hanno più una famiglia, ma questo te Certo. lo racconto non soltanto, chiaramente te lo racconto anche per farti capire e per farvi capire che cosa significa, cioè una parte della città chiaramente se n'è andata e questo inizia a essere quello che vediamo dopo un mese di combattimenti, cioè dopo un mese di combattimenti questo non è più l'inizio della guerra, nonostante si continua a bombardare, ci sono già i resti e le macerie di quello che accadrà dopo e questo Elena, è ti un chiedo una racconto che cosa, tu dici cambia, si che è in continua a evoluzione. bombardare, oggi che giornata è stata? Ricordamelo perché poi da te mi sposto ad Odessa e sappiamo che Mykolaiv è il posto che sta proteggendo in qualche modo Odessa. Oggi tu quante volte hai sentito l'allarme? Che giornata è fino a questo momento? Lì a Mykolaiv. Allora, oggi fortunatamente l'allarme non è mai stato sentito. Infatti, con la persona che ci accompagna ha detto: oggi è una giornata bella, è una giornata fortunata. E quindi questo Ok. già fa capire quanto sia alta la tensione. E questo è Però continuiamo a Mykolaiv. sentire la contraria in azione. Questo è Co Mykolaiv, la ci contraria in spostiamo ad azione e al fronte Odessa si dove c'è combatte. Ugo Poletti, direttore dell'Odessa.